Nikita, oggi noi siamo al villaggio di Babbo Natale per la sorpresa. Tiriamo su qualcosa. Yeah. Ecco, Elfadea! Andi là. Tu Nikita non ti fai truccare. Questa qua è la mia camera. Avete scritto tutti le letterine? Sì. Come no? E allora adesso devo capire che cosa hai scelto come regalo. Così lo dico agli elfi e te lo costruiscono. Poi siete pronti? Ci siete? Io ci sono, sì, ci sono, vero? Sì. E noi ci siamo! E allora, se ci siamo, andiamo signori e benvenuti nella fabbrica dei giocattoli. Qui nasce il sogno e la magia. Comando, fate silenzio, venite da questa parte. Piano piano, che qui gli elfi stanno dormendo. E poi voi lo dovreste sapere, visto che siete due elfi. Sta dormendo l'elfo Mariotto, che dorme soave col suo orsacchiotto. C'è un gufo bianco. Sapete che il gufo bianco cambia colore di tanto in tanto. Sapete perché? Neanch'io. Quindi, mamma mia. E qui facciamo attenzione. Lì c'è il nonno elfo che sta dormendo. Ma voi siete due elfi! Ma no, che non sono due elfi. Ma cosa sono... ci fate? Qui dovete andare a lavorare alla fabbrica dei giocattoli! No, avete saltato il turno, io lo so che avete saltato il turno. Io lo so che tu non hai capito niente, non vedi che sono piccoli umani, si chiamano bambini, sono truccati da elfi. Ma non è chi deve andare a lavorare? Due genion dovete andare a lavorare. Non dovete essere in fabbrica a lavorare? No, sono umani, sono gliel'ho bambini. Gliel'ho già detto io, dei leoni. Che cosa fai? Perché sei sul tavolo? Stavo pulendo. Ma non così sporchi con tuo scarpace. Scusa Gedeone, tu mi insegni che se le macchie sono sul tavolo, io sul tavolo devo andare per pulirle. Le uova. Chef, ne ho visto uno grande là dentro. Questa squisitesse, molto nutriente, dovete sapere, c'è dentro proteine, vitamine. Guarda, ce l'hai. La tua mano c'è un po' logicante. Possiamo fare la frittata, vero chef? C'è la gallina! Ma attento! Girati! Conversazione! Ridateglielo, se non sarà rabbia! Ascoltilo! No. Guarda che combinazione ce l'ho detto per lei! Il telescopio magico di Babbo Natale serve a Babbo Natale per capire quale strada fare per le stelle la notte di Natale. È magico. Chissà
cosa vedi Marte o Plutone. Possiamo